conclusi gli arresti dell'operazione Orfeo, iniziata il 27 gennaio, i sodali del gruppo Santa Paola Ercolano elogiavano nelle intercettazioni la capacità dei carabinieri. Doppi turni al plesso di Viale Kennedy, irremovibile il preside della Don Milani, Carmelo Santagati, che evidenzia le tante criticità irrisolte. Il sindaco Mauro Mangano evidenzia che gli interventi del comune sono pronti a partire, in protesta molte mamme. Il malcontento resta tra i genitori degli studenti dell'ex quarto circolo e molti sono pronti per protesta a non mandare i loro figli a scuola, genitori comunque non compatti visto le forti frizioni interne. È morto stamattina anche il secondo cane, avvelenato ieri nei pressi di Piazza Vittorio Veneto. Con la morte dei due cani sono 5 gli animali uccisi negli ultimi 10 giorni. Le associazioni animaliste fanno sentire la propria amarezza per quanto accaduto e puntano il dito contro l'amministrazione comunale. Dopo 5 anni dicono non è cambiato niente. Il Consiglio Comunale di Adrano ieri sera ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle entrate riscosse mediante ingiunzione fiscale. Si potrà pagare in 15 rate. Stamattina al via i lavori per l'eliminazione del sottopassaggio dell'FCE nella parte alta di via San Paolo, un intervento finalizzato ad ampliare la sede stradale e quindi a migliorare il transito veicolare in un punto cruciale per la viabilità cittadina. Nel recupero della 18ª giornata il Real Città di Paternò batte il Marina di Ragusa 1-0 e torna a meno 1 dalla vetta della classifica. Buonasera e bentrovati dalla redazione di Ciak News, l'avete sentito dai titoli. Conclusi gli arresti dell'operazione Orfeo iniziata il 27 gennaio, i sodali del gruppo Santa Paola Ercolano elogiavano nelle intercettazioni le capacità dei carabinieri. Sentiamo. Si è conclusa con l'arresto, la costituzione in caserma di tutti gli indagati, l'operazione antimafia Orfeo, condotta dai carabinieri del comando provinciale di Catania su disposizione della DDA Etnea. A mancare all'appello erano ancora 6 indagati che si erano inizialmente sottratti alla cattura nell'ambito dell'operazione eseguita lo scorso 27 gennaio. Quel giorno, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia, circa 200 militari del Comando Provinciale Carabinieri di Catania, supportati dai reparti specializzati, avevano dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania nei confronti di 13 presunti appartenenti alla famiglia Santa Paola Ercolano e in particolare alla Francia operante nel popoloso quartiere catanese di Picanello, ritenuti responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso. Il provvedimento traeva origine da un'indagine condotta dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Catania dal marzo 2013 al dicembre 2014, periodo in cui i carabinieri avevano monitorato le attività del sodalizio criminale dei suoi associati e proseguita sino al gennaio 2016 con l'acquisizione delle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia a riscontro dell'ipotesi investigativa. Adesso che tutti i 19 indagati sono stati raggiunti, i carabinieri hanno potuto fornire qualche nuovo indizio circa il gran numero di informazioni raccolte in mesi di indagine. Indagini arricchite dall'utilizzo di intercettazioni e microspie ambientali che hanno permesso di ricostruire il fitto tessuto criminale in cui operava il sodalizio nel quartiere Picanello. Tra le intercettazioni ambientali pubblicate dai militari dell'arma, quella che riguarda il 54enne Antonio D'Arrigo, che si era reso irreperibile durante la prima fase degli arresti. D'Arrigo dice al suo interlocutore: «Abbiamo trovato una mala microspia qua dentro con la scheda da Luigi, ma una microspia che nella mia vita non ho visto mai». Poi D'Arrigo vanta il lavoro certosino dei carabinieri. In un altro blitz mi ci inficcano e gli dico: signor giudice, la prossima volta che fate queste cose gli deve dire alle guardie: ma come fate ad aprire? Me lo dite che me lo insegnano anche a me, che io per aprire una saracinesca la devo spaccare tutta.
Sarà citata come responsabile civile l'azienda Garibaldi di Catania, nel cui ospedale il 20 novembre del 2013 una donna è entrata in sala operatoria per un intervento chirurgico al legamento crociato del ginocchio destro, ma è stata invece operata al ginocchio sinistro, subendo un prelievo del tendine di 5 cm. Lo ha deciso il presidente della seconda sezionale del tribunale, accogliendo una richiesta dalla parte offesa, e che ha inoltre ammesso come parti civili la donna, rigettando una richiesta di esclusione per un presunto vizio di forma presentata dai legali dei due medici imputati e le associazioni CODA, Consocodice e Prolegis. E cambiamo argomento: per gli studenti del plesso di Viale Kennedy si faranno i doppi turni, irremovibile. Il preside della Don Milani, Carmelo Santagati, che evidenzia le tante criticità irrisolte. Il sindaco Mauro Mangano evidenzia che gli interventi del comune sono pronti a partire. In protesta molte mamme. Auditorium Don Milani di Paternò, questa mattina c'è stato un incontro dai toni anche abbastanza accesi tra il preside della Don Milani, Carmelo Santagati, un incontro con i genitori e il sindaco di Paternò, Mauro Mangano. Il motivo dell'incontro sono gli annunciati doppi turni per il plesso scolastico del quarto circolo didattico, ex quarto circolo didattico di Viale Kennedy. I genitori si rifiutano di fare i doppi turni anche perché al centro della questione non c'è un problema di sicurezza della struttura. Il dirigente però evidenzia che c'è una necessità, ci sono delle criticità da risolvere con interventi immediati. Il sindaco da questo punto di vista ha detto che insomma si interverrà già fin da subito. E doppi turni comunque restano, ecco le posizioni di sindaco e dirigente ai nostri microfoni. Quello che io ho rappresentato come intenzione e come attività del comune è che, siccome siamo già impegnati lì proprio sul campo a realizzare interventi quotidianamente, a me sembra più opportuno che invece mantenere l'utilizzo di quei locali con le criticità esistenti che ci sono state testimoniate e certificate, ma che comunque secondo me in questo momento consentono un utilizzo per l'attività didattica. Avessimo locali migliori, perfettamente a norma e sicuri, in questo momento potremmo permetterci di chiudere il quarto circolo, spostare l'attività in un altro posto. Ma data la situazione generale della nostra città, non mi sembra a me come sindaco e come rappresentante del comune che migliori la situazione di sicurezza andare a mettere il doppio di alunni in un solo edificio, come potrebbe succedere con i doppi turni. Ma è un problema di sicurezza o di mancata certificazione? No, la verità diciamo sta sempre nel mezzo, nel senso che la sicurezza sostanziale la riteniamo garantita, altrimenti nessuno di noi si sarebbe permesso di far utilizzare anche solo un centimetro di quella scuola, mettendo a rischio l'incolumità o di un lavoratore o di un bambino, assolutamente. Per cui abbiamo fatto tantissime verifiche, vi devo dire, di tutti i tipi, empiriche, per constatare che i pericoli, quelli più importanti, che sono quelli di distacco dal tetto e quelli sull'impiantistica soprattutto elettrica, non ci fossero e non siano pericoli imminenti. C'è da recuperare decenni in cui tutte le attività, diciamo così, giustamente previste dalla norma, ma più prettamente burocratiche e amministrative, non venivano fatte, e questo però è una cosa che non riguarda solo il quarto circolo, ma la gran parte delle scuole della nostra Sicilia. Preside, oggi questo incontro con il comune, ma anche con i genitori della scuola, che cosa è stato deciso? In questo momento ci sono soltanto degli impegni formali, io penso sicuramente seri, da parte del Comune, che ci permetterà, penso in tempi brevi, eventualmente di riprendere le attività didattiche che siamo costretti da domani a interrompere nel Michelangelo Virgilito, proprio per dare la possibilità al Comune di intervenire per eliminare qualche criticità che è rimasta ovviamente non determinante ai fini diciamo, della vivibilità del quarto circolo, ma sicuramente importante affinché queste criticità non possano, deteriorare la situazione e quindi impedire nel breve futuro che le attività didattiche, effettivamente la struttura possa averne una conseguenza più grave.
Ma c'è un problema di sicurezza? No, non c'è un problema di sicurezza, ci sono delle criticità che devono da tanto tempo, da tanti anni essere eliminate, come effettivamente anche gli ingressi diciamo delle singole aule, che sono alcune ostruite da detriti che il cantiere che è in corso ha lasciato e lascia continuamente davanti alle aule, che di volta in volta vengono liberate. Voi sapete che c'è un cantiere che opera sulla copertura, per il ripristino della copertura, e che si sposta tra un'aula e un'altra, lasciando alternativamente libere quelle che possono essere utilizzate e quelle che effettivamente sono interessate dai lavori. Questo comporta un spostamento delle classi, dell'attività didattica in spazi e in aule che sono interessate all'esterno, magari dalle vie di fuga, da come si dice, di vegetazione incolta, perché da tanto tempo non diciamo a disposizione del cantiere, da detriti lasciati dal cantiere stesso, e anche dal fatto che ancora permangono delle criticità riguardo non tanto la sicurezza quanto la disposizione dei fili elettrici in alcuni spazi comuni, che in qualche maniera danno qualche perplessità soltanto come collocazione, diciamo. E come isolamento ci è stato assicurato, da verifiche fatte sul campo da parte dell'elettricista del comune, che non ci sono difficoltà. E ancora a scuole paternesi, il malcontento resta tra i genitori degli studenti dell'ex quarto circolo. In molti sono pronti per protesta a non mandare i loro figli a scuola. Molti genitori comunque non sono compatti, visto le forti frizioni interne. Sentiamo il servizio. Al plesso di Viale Kennedy si decidono i doppi turni e il malcontento si scatena tra i genitori, che nel corso della lunga riunione tenutasi questa mattina all'Auditorium Don Milani hanno espresso tutto il loro dissenso rispetto alla decisione presa. I doppi turni cominceranno da subito, a partire da domani, con l'attività scolastica che dovrebbe effettuarsi anche il sabato mattina. A ruotare saranno tutti gli studenti delle classi della primaria, con l'orario scolastico che non subirà, come evidenziato dal preside Sant'Agati, nessuna riduzione. Non chiaro però per quanto tempo si protrarrà l'attività scolastica pomeridiana. Il comune evidenzia che si farà tutto rapidamente, dunque poche settimane, forse due. Ma tutto, come detto, resta incerto e poco chiaro. Intanto i genitori si sono opposti con forza a questa soluzione dei doppi turni e non è escluso che per protesta si deciderà di non mandare i propri figli a scuola. Non tutti però sono concordi, resta infatti una forte frizione con i genitori che provengono dal plesso centrale della Don Milani e che dall'inizio dell'anno sono stati spostati contro il loro volere al plesso di Viale Kennedy. Il dirigente ha deciso i doppi turni, però voi mamme non siete d'accordo. Noi non siamo d'accordo per il motivo principale, cioè perché non c'è un rischio per la sicurezza per i bambini. Si tratta di criticità che ci sono sempre state, probabilmente al quarto circolo. Non si discute né sulla inagibilità della scuola né tantomeno appunto sulla sicurezza. Per cui non vediamo il motivo per il quale si debbano accettare questi doppi turni, si debbano chiedere ai bambini, soprattutto i più piccoli, di fare sacrifici enormi, al di là dell'orario scolastico, anche rinunciare poi a tutte le attività pomeridiane e ai sacrifici che dovranno fare le famiglie per assecondare questi nuovi orari scolastici. Probabilmente voi deciderete una protesta forte non inviando i bambini a scuola? Probabilmente sì, probabilmente eviteremo di mandare i bambini a scuola, almeno fino a quando non cercheremo di risolvere la situazione, che ripeto diventa veramente pesante, soprattutto perché mancano delle motivazioni valide che possano giustificare questi doppi turni. Ed è morto stamattina anche il secondo cane avvelenato ieri nei pressi di Piazza Vittorio Veneto. Con la morte dei due cani sono 5 gli animali uccisi negli ultimi 10 giorni. Anche il secondo cane avvelenato ieri nei pressi di Piazza Vittorio Veneto è morto. A darne notizia sono gli stessi volontari che con una corsa contro il tempo avevano tentato martedì sera di salvare almeno uno dei due cani ai quali qualcuno aveva dato delle esche avvelenate. Il primo cane era stato trovato morto già ieri nel tardo pomeriggio vicino il plesso scolastico Falconieri. Il secondo cane invece è morto questa mattina in una clinica veterinaria. Una mattanza che prosegue da circa 10 giorni. Nel primo caso, all'ospedale Santissimo Salvatore, a morire è stato un cane, mentre altri 3, anch'essi avvelenati, sono ormai fuori pericolo. Nel secondo caso, domenica mattina, è rimasto coinvolto un volpino di proprietà di una residente di Via Rocche e adesso altri 2 cani.
Se a questi aggiungiamo l'orribile rinvenimento di un cane trovato impiccato sul ponte di Pietralunga sul Simeto, sono 5 i cani uccisi in 10 giorni. Una media che sarebbe ancora più alta se non fosse per l'impegno di tanti volontari impegnati in città. Sui fatti di Paternò in mattinata è giunto anche un comunicato dell'Ente Nazionale Protezione degli Animali. Siamo stanchi e addolorati per questi terribili episodi che si ripetono oramai con una cadenza impressionante, ha dichiarato il presidente provinciale EMPA di Catania, Cataldo Paradiso, che prosegue. Purtroppo in una situazione così tragica siamo costretti ad assistere all'immobilismo del sindaco Mauro Mangano, il quale, oltre a non rispondere alle richieste di aiuto dei tanti volontari impegnati quotidianamente nella cura dei randaggi del territorio, dimostra indifferenza verso lo sgomento e l'indignazione dei suoi cittadini per i tanti episodi di violenza verso gli animali. Sulla notizia è arrivato un comunicato del Movimento 5 Stelle di Paternò. Ricordiamo che avvelenare un animale è un reato previsto dall'articolo 544 bis del Codice Penale, punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni. Invitiamo tutti coloro che sono stati testimoni dell'accaduto, ma per paura di ritorsioni non intendono sporgere denuncia, a rivolgersi anche in forma anonima al nostro Meetup. Fateci pervenire la vostra testimonianza, ripetiamo anche in forma anonima, e noi provvederemo a recapitarla presso le forze dell'ordine. Adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. A dopo. Idea Brico Paternò, nell'augurarvi buon inizio anno, vi annuncia che per tutto il 2017 una serie di operazioni outlet vi permetteranno di acquistare i prodotti che avete sempre desiderato a prezzi sotto costo. Gennaio e febbraio, doppia operazione outlet. Outlet del divano, vasto assortimento di divani in pronta consegna a prezzi di fabbrica. Outlet del tessile, cuscini, copridivani, tovaglie, tappeti, tende, piumoni, lenzuola, accappatoi. La qualità a prezzi d'ingrosso. Idea Brico, via Emanuele Bellia 265 Paternò. Seguici su Facebook. Idea Brico. Il tuo brico in città, a portata di mano. Ed eccoci rientrati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Le associazioni animaliste fanno sentire la propria amarezza per quanto accaduto e puntano il dito contro l'amministrazione comunale. Dopo 5 anni dicono non è cambiato niente. Anna Rita, ieri la scoperta di un cane avvelenato, già morto, questa mattina purtroppo anche il secondo cane non ce l'ha fatta. Sì, esatto. Ieri, dopo la segnalazione, mi sono subito recata nel posto per dare un primo soccorso ai due cani Ciccio e Gino che sono stati avvelenati. Purtroppo per Gino non c'è stato assolutamente nulla da fare. Per Ciccio abbiamo cercato di aiutarlo, infatti attraverso l'ambulanza veterinaria è stato portato in clinica, ma dopo ore di agonia anche lui purtroppo ci ha lasciato. Noi siamo davvero arrabbiati e delusi da questo paese, perché abbiamo un'amministrazione totalmente assente, abbiamo un sindaco che non si è mai degnato di spendere una parola per questi poveri animali. Potrei fare una lista infinita di tutti gli animali che sono stati uccisi e siamo davvero stanchi. Adesso è arrivato davvero il momento di agire. Il silenzio ha ucciso un intero paese. Il sindaco, rimanendo in silenzio, ha davvero ucciso un paese. Siamo davvero stanchi, adesso è il momento di agire. Per raggiungere dei risultati concreti bisogna avere le due parti, associazione e istituzione, quindi l'amministrazione comunale in primis, oltre alle autorità che comunque ne sono dimostrate essere pronte ad aiutarci, a sostenerci. Bisogna avere una collaborazione forte, bisogna avere due filoni che vanno a congiungere verso un unico target, verso un unico scopo. Io purtroppo devo ammettere con rammarico che questo non c'è stato. In questi 5 anni purtroppo credo di essere, diciamo che fortunatamente credo di essere cambiato io come volontario, perché ho acquisito delle esperienze purtroppo anche date da alcuni fatti incresciosi che mi hanno fatto migliorare come volontario e quindi anche come associazione che può offrire un servizio alla cittadinanza. Questo non posso dirlo, non posso affermarlo per quanto concerne la parte dell'amministrazione, perché purtroppo non ci ha aiutato, non ci è venuto incontro in quello che poteva essere una collaborazione veramente proficua proprio per raggiungere un risultato concreto. Ci siamo ritrovati soli, quindi a mio avviso 5 anni purtroppo non positivi, assolutamente non positivi. Molto importante il rapporto con le associazioni, con la polizia municipale, segnalare ciò che può sembrare sospetto.
Sì, infatti concordo pienamente. Io oggi sono qui per lanciare un messaggio, un appello, un'attenzione a tutti i cittadini di Paternò. Paternò purtroppo sta vivendo delle dinamiche molto strane, brutte così dire, perché avvelenare dei poveri animali così ingenuamente è un atto misero. Io faccio un appello a tutti i paternesi, se qualcuno dovesse vedere, percepire, sentire qualche possibile o diciamo avvelenamento o cercare qualcuno che vorrebbe cercare di avvelenare qualche cane, io vi invito a segnalare queste persone presso gli organi di competenza, che sono la Polizia Municipale del Comune di Paternò, l'organo dei Carabinieri della stazione del Comune di Paternò e anche noi associazioni, affinché noi cerchiamo di recuperare più informazioni possibili per punire in maniera tangibile e seria queste persone. E cambiamo argomento. Oggi la comunità accademica catanese è chiamata a votare per eleggere il nuovo rettore che resterà in carica per il sessennio 2017-2023. Dopo il ritiro del professore Filippo Drago, i soli due candidati in lizza sono il professor Francesco Basile, presidente della Scuola di Medicina, e il professor Enrico Foti, direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura. E passiamo ad Adrano, dove il Consiglio Comunale ieri sera ha approvato all'unanimità il regolamento per la definizione agevolata delle entrate riscosse mediante ingiunzione fiscale. Si potrà pagare in 15 rate. Il Consiglio è poi tornato a riunirsi oggi pomeriggio ed ha approvato con i voti della maggioranza l'atto di indirizzo per la realizzazione del piano urbanistico commerciale della città. Il Consiglio Comunale di Adrano nell'ultimo giorno utile ha approvato ieri sera il regolamento per la definizione agevolata delle entrate riscosse mediante ingiunzione fiscale, uno strumento utile che consentirà agli utenti di regolarizzare la loro posizione per tributi locali non pagati e quindi procedere alla cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali. Dopo un lungo e complesso dibattito, le varie forze politiche ieri sera hanno trovato l'intesa e con un emendamento condiviso hanno poi approvato il regolamento all'unanimità dei presenti 20. In sintesi, il regolamento prevede che gli utenti potranno pagare i tributi locali IMU e TOSAP, quelli a ruolo, del periodo 2000-2016 con un massimo di 15 rate con scadenza ogni mese entro il 30 settembre del 2018. L'istanza di adesione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione della delibera. Il Consiglio Comunale è poi tornato a riunirsi oggi pomeriggio per la trattazione di un altro importante atto, quello sulla istituzione di un piano urbanistico commerciale che fra l'altro potrebbe favorire il riutilizzo dell'area di via San Leo oggi invasa da scheletri di cemento. È stato approvato con 11 voti favorevoli della maggioranza e 2 astenuti. Sull'argomento l'assessore allo sviluppo economico Antonio Di Marzo ha diffuso un lungo comunicato stampa dove tra l'altro si legge: la delibera approvata assegna le direttive al responsabile del settimo settore, l'ingegnere Salvatore Coco, per avviare le procedure per la realizzazione del piano urbanistico commerciale della città. Era uno dei miei obiettivi primari, dice Di Marzo, un impegno fra l'altro che avevo preso con le associazioni di categoria che da tempo sollecitavano l'avvio di questo procedimento. Il piano commerciale favorirà non solo le imprese locali che hanno voglia di investire le proprie risorse nella nostra città, ma sarà uno strumento utile per attrarre investitori che vogliono fare impresa nel nostro territorio. Sarà inoltre utile e indispensabile per avviare la costituzione dei centri commerciali naturali che favoriranno le nostre piccole imprese. Esprimo il mio rammarico, conclude Di Marzo, nei confronti di quei consiglieri che non hanno voluto condividere un atto così importante. Stamattina al via i lavori per l'eliminazione del sottopassaggio dell'FCE nella parte alta di via San Paolo, un intervento finalizzato ad ampliare la sede stradale e quindi a migliorare il transito veicolare in un punto cruciale per la viabilità cittadina.
Stamattina ad Adrano al via i lavori per l'abbattimento del sottopassaggio della ferrovia Circumetnea nella parte alta di via San Paolo, finalizzati all'ammodernamento della sede viaria. Dopo le procedure preliminari dei giorni scorsi, oggi la ditta di Trappeto, che esegue i lavori intorno alle 10.30, ha messo in azione l'escavatore per i primi interventi volti alla eliminazione dello storico ponte che da anni ormai aveva perso la sua funzione originaria dopo la dismissione della linea ferrata a seguito della realizzazione della tratta interrata della FCE. Da anni infatti non basta più la littorina sopra il ponte, pertanto l'amministrazione comunale di Adrano ha deciso di eliminare quella che rappresentava una strozzatura lungo via San Paolo e quindi ampliare la strada in un punto cruciale della viabilità cittadina. Interrotto il transito veicolare, da oggi dunque i lavori che cambieranno il volto nella parte alta dell'importante arteria. 80 giorni la durata dei lavori per ammodernare la strada, ma il ponte realizzato agli inizi del 1900 è cominciato a cadere giù nel tardo pomeriggio di oggi sotto i colpi dell'escavatore e con la luce dei riflettori intorno alle 18.30 il ponte è stato abbattuto. Alle operazioni di eliminazione della struttura era presente anche l'assessore ai lavori pubblici Pietro Mavica. Operazioni di eliminazione del sottopassaggio che prevedono lo smontaggio degli elementi in pietra lavica, pietre che verranno recuperate. Sono state infatti numerate una per una. Nel progetto elaborato da due tecnici comunali, geometri Biagio Cartillone e Salvo Scavone, con il responsabile del procedimento l'ingegnere Rosario Gorgone, prevista anche la realizzazione di un'isola direzionale sormontabile per agevolare il transito veicolare. Come detto, la strada verrà ampliata, esattamente avrà una larghezza complessiva di 12 metri, di cui 9 per la carreggiata e 3 metri per i marciapiedi sui due lati. Verranno inseriti anche nuovi elementi della pubblica illuminazione. È convocata l'assemblea pre-congressuale del sindacato RLS Simeto FNP CISL in prima convocazione alle ore 15.30 e in seconda convocazione alle ore 16 per lunedì 6 febbraio presso la biblioteca comunale. Tra i punti all'ordine del giorno la costituzione del coordinamento RLS zonale FNP CISL, la nomina del coordinatore e della coordinatrice donne della RLS zonale. E adesso ci occupiamo dello sport. Nel recupero della 18ª giornata il Real Città di Paternò batte il Marina di Ragusa per 1-0 e torna a meno 1 dalla vetta della classifica. Terreno di gioco in pessime condizioni, inutile aggiungere altro. Da destra verso sinistra attaccherà il Real Città di Paternò in completa tenuta bianca, da sinistra verso destra il Marina di Ragusa. Vitale alza la testa, Vitale, poi gioca un pallone sanguinoso e allora Carbonaro lo recupera, poi il taglio dentro per Garrasi che la mette dentro, ha segnato Garrasi, ma bravissimo davvero Carbonaro, grande imbucata per Garrasi che ha attaccato lo spazio. 1-0 per il Real Città di Paternò, la sblocca Garrasi. Palla, è una conclusione in porta qui Rosiglione. Deve fare un passo a destra per anestetizzare questa conclusione di Rizzo. Sinatra prova a sfondare, Sinatra fa fuori tutti, mette giù il portiere Sinatra e poi si divora un gol clamoroso. Lauria sbaglia qui, Lauria, occhio a Rizzo, prova a puntare qui, occhio a Oriana e Rosiglione, bravissimo. E insiste ancora il Marina qui con... questo cross pericolosissimo, Rosiglione, che parata, eccezionale intervento di Rosiglione, chiuso da un ottimo intervento di Guarnera che poi va a mettere subito in moto Carbonaro in rete di rigore. Carbonaro col sinistro, Cavone, che occasione anche questa. Anania, occhio ad Anania, Bufalino arriva, Benvenuto in posizione di sparo, calcia Rosiglione. Altro intervento eccezionale, il cross che arriva per Carbonaro, mette giù il pallone Carbonaro in area di rigore, deve girarsi Carbonaro col sinistro, eccezionale Cavone, ma grande giocata di Carbonaro che in un fazzoletto arriva in questo momento il triplice fischio, sofferenza totale, ma tre punti pesantissimi
per la squadra di La Rosa che vince questo match. Ma già noi conoscevamo la squadra perché avendoli incontrati lì abbiamo sofferto tantissimo e sapevamo dell'importanza della partita, però l'importante è stata la vittoria, sapevamo che oggi era fondamentale per il proseguo del campionato. Tre punti d'oro soffertissimi questa volta, non avete sbagliato davvero l'approccio perché i primi 20 minuti avete fatto davvero benissimo. Sì, sì, avevamo iniziato la partita bene, e cercavamo appunto le giocate dietro la loro linea con Nando, con Nino, e insomma avevamo iniziato bene, avevamo avuto il gol un paio di occasioni, e poi si è fatto male Nando e magari abbiamo perso qualcosa da un punto di vista offensivo e insomma sicuramente poi abbiamo sofferto. Dovevamo vincere, l'abbiamo fatto, certo loro sono un'ottima squadra, già l'avevo detto all'andata, loro sono quelli che mi hanno impressionato di più, più Bufalino oggi che è un giocatore fuori categoria ovviamente. Sì, siamo là, gli diamo la caccia ma non sarà facile perché loro anche sono una squadra fortissima. Ecco, durante la telecronaca ho fatto una considerazione, al di là, senza nulla togliere a Barbagallo, ovviamente che quando è stato qui a Paternò ha dato il massimo delle sue capacità, ma da quando c'è Carbonaro la fase offensiva è tutta un'altra cosa. Sì, l'ha fatto bene qui. Certo, Nino è un giocatore di un'altra categoria. Ha scosso il capocannoniere dell'eccellenza del girone B, ha vinto il campionato con la Sicula Leonzio. Nino è un attaccante che fa reparto da solo. Avete sbagliato forse l'approccio alla partita, secondo me, non so se lei è d'accordo. No, non sono tanto d'accordo per quanto riguarda l'approccio. Sicuramente il campo ha un po' condizionato le nostre situazioni di gioco, e quindi anche perché è mal ridotto. E quindi non è tanto l'approccio. Purtroppo quando giochi con squadre abbastanza organizzate che mirano e stanno lottando per vincere il campionato, prendi il gol dopo 5 minuti e l'oggi va in difficoltà e quindi deve andare alla ricerca di un qualcosa che, ahimè, anche il campo non ti permetteva sulle nostre situazioni di gioco e sulle nostre giocate. Ebbene, prima di chiudere le edizioni di questo telegiornale, ancora un'ultima notizia: ci sarà una conferenza che si terrà domani presso la biblioteca comunale di Paternò a partire dalle ore 16, il tema programma di sviluppo rurale Sicilia 2014-2020. Ebbene, questa era l'ultima delle nostre notizie. Prima di chiudere le edizioni di questo telegiornale, vi ricordo che è possibile consultare tutte le nostre notizie sul sito www.ciactelesud.com e sulla nostra pagina Facebook e Twitter. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio per averci seguito. Arrivederci.